l'altro romanzo che non faremo, la cena e basta, è Giulia o la nuova Eloisa, no? Che ci parla, allora, un altro romanzo che non approfondiremo è Giulia o la nuova Eloisa, dove lui ci parla dell'amore naturale, del bisogno di seguire il principio dell'amore, che il principio dell'amore è fortemente viziato dal meccanismo matrimoniale. Ricordiamo che siamo nel 700, le donne non si sposano con chi amano, le donne si sposano con chi il padre vuole. C'è questa storia di Giulia che è innamorata di un uomo che non può sposare, non può avere, e ci parla appunto di questa bellezza di ritornare a un amore naturale. Attenti, non è che noi abbiamo trovato la soluzione a questo col matrimonio. Oggi il matrimonio raramente uno dice: ho sposato lui perché mio babbo mi ha detto sposalo, eccetera, no? Il matrimonio si fa per innamoramento, però poi alla fine il contratto vincolante perde tutto quel meccanismo naturale. Non è più la spinta a stare insieme, ma il devi stare insieme. Il tu devi rimane ancora più forte, no? Quindi Rousseau ci spinge a vivere un amore e tipi di relazione dove io voglio è più forte del tu devi. È più forte la voglia di stare insieme. Perché Giulia, nella negazione di questo amore, ha vissuto comunque, perché comunque lo ha ricordato. Però vedere anche come la società corrotta, castrante, ti impedisce anche queste dimensioni naturali. Quindi, per chiudere con Rousseau, cosa possiamo dire? Che è un illuminista tipico. Usa la ragione, ma dà anche un grande valore alla tradizione e al sentimento. Basta vedere due romanzi, Emilio e Giulia, che ci parla dell'origine della diseguaglianza e il contratto sociale, che è un contratto iniquo finché non si arriva a una volontà generale che supera le somme delle volontà. Oltre al discorso sull'origine della diseguaglianza, 4 anni prima, nel 1750, noi non l'abbiamo ancora fatto, lui ci ha fatto il discorso sulle arti e le scienze. E cosa ci ha detto? Una cosa geniale. Le arti e le scienze dovrebbero essere al servizio di chi? Dei bisogni naturali dell'uomo. Le scienze mi dovrebbero curare se sto male, l'arte mi dovrebbe far godere del bello. Sono al servizio di cosa le arti e le scienze? Dei ricchi, che vogliono un'arte che le celebra. Pensate a Luigi XIV, la Reggia di Versailles, per celebrare lui, non per dare il bello al mondo, eccetera. Lo stesso, le scienze sono fortemente... Il discorso delle scienze, pensiamo anche alla polemica dei vaccini, no? Giusta o sbagliata che sia, il vaccino viene fatto per farci star meglio e per debellare alcune malattie. Qual è il sospetto che qualcuno ha? Che si voglia fare una legge sui vaccini, perché i vaccini vengono comprati da alcune case farmaceutiche, che così ci guadagnano. Chi mi dà la sicurezza che tutto questo è fatto per il mio bene e non è fatto per l'interesse economico? No? Allora, Rousseau ci dice che bisognerebbe vivere senza denaro. Non è vero che senza denaro non produci. Produci quello di cui hai bisogno. Bisogna un meccanismo di scambio. Però non è più possibile tornare lì, allora bisogna tamponare questo. Ma la proprietà privata, il denaro, il fatto che io possa accedere a un servizio perché me lo posso permettere e un altro che non se lo può permettere non può accedere a questo servizio, è una sciagura per l'umanità, no? Vedete che è uno che ha lanciato tanti input, anche in maniera un po' confusa, in maniera artistica, in maniera filosofica, nella forma della letteratura, nella forma del trattato, e apre la strada a un post-illuminismo che poi lo vedremo nel criticismo kantiano.